Per quanto riguarda la parte autoptica, non è che questo accertamento di oggi ha dato sorprese, ha evidenziato quello che più o meno ci aspettavamo anche alla luce di quelle che erano le conoscenze sulle pregresse malattie di questa, dell'artista di Pino Daniele, insomma, una cardiopatia importante con gli esiti già di interventi al cuore e una condizione di compenso funzionale precario sostanzialmente. Poi possiamo vedere se nel momento critico in cui ha avuto il malessere questa persona poteva essere soccorsa meglio oppure no, ma questo è un discorso che si accerterà anche alla luce di altri fatti di circostanza, non solo l'autopsia che è una fotografia di quello che abbiamo trovato potrà dare una risposta definitiva su questo. Tenete conto che saranno fatti ulteriori accertamenti sui prelievi che sono stati fatti, su dei prelievi che consentiranno anche degli esami istologici e di altra natura, di laboratorio, che consentiranno di avere un quadro più completo della situazione. Quindi oggi è un'attività di tipo interlocutoria che non può dare risposte definitive ancora. Certamente c'era una cardiopatia importante di base una cardiopatia cronica che quindi presupponeva una certa attenzione anche nei soccorsi, questo certamente. Adesso possiamo dire che verosimilmente, guardi, verosimilmente il malessere che ha avuto è collegato alla patologia di base, questo lo possiamo dire. Per dire che è stato un infarto e quanto è durata la sofferenza legata a questo infarto avremo bisogno di quegli esami che le dicevo. Non ci risulta che ci siano indagati.